Stiamo concretamente tenendo in piedi una macchina di emergenza che ha ricevuto i complimenti dei vertici nazionali della protezione civile, dimostrando che in realtà non solo la macchina amministrativa c'è, ma dimostra che questa città ha un cuore enorme e dopo essere stata colpita in modo veramente impressionante con una calamità naturale sta cercando di rimettersi in piedi in tempi di record. Non mi sembra che da questo punto di vista possa recriminare a me, alla giunta, al gruppo di maggioranza qualcosa di differente rispetto a quello che abbiamo già fatto, quindi rimando veramente al mittente questo comportamento che per certi versi devo dire mi lascia molto, molto perplesso, perché dovrebbe occuparsi di altre cose. Aveva proposto alla città di fare No, in realtà non è andata così, noi ci siamo resi disponibili. Max, scusami, tu sei un curioso. Poi il fatto che la famiglia abbia in qualche modo compiuto una scelta, per quanto ci riguarda ovviamente è stata una forma di rispetto. Il nostro rapporto è stato più che cordiale, è stato di collaborazione, abbiamo fatto da intermediari anche con la questura, quindi io stamattina, torno a ripetere, ero qui, ho girato tutte quante le camere ardenti, tutti coloro che purtroppo sono deceduti, e chiaramente il ruolo dell'amministrazione è esserci nel bene e nel male, e noi ci siamo veramente, perché questa qui è una cosa che sentiamo con un dolore profondo, stiamo vivendo anche personalmente. Cioè, si muore con la sorte della piccola sopravvissuta in arrivo per il fine settimana, sì. Stiamo gestendo questa cosa, come vi ho detto, nel migliore dei modi. Il CCS ha fatto un lavoro straordinario e lo hanno fatto tutti quanti, la città, tutti coloro, le forze di polizia, la polizia municipale, tutti quelli che avevano in qualche modo un ruolo, la cittadinanza per prima, l'ho detto anche nella prima parte di queste vostre domande, è stato veramente come una sollevazione popolare per cercare di rimettere in piedi la città. Quindi io credo che da questo punto di vista arriveremo, come ci siamo detti, nelle criticità del CCS, pronti ad avere una gestione di quella situazione eventualmente di ulteriore emergenza che potrebbe essere un evento piovoso del fine settimana, con tutti quelli che sono i punti di criticità che abbiamo affrontato e mi auguro completamente risolti. Grazie. Sindaco, Grazie.